Un blitz da urlo nella tana del Mantova. Il QN parte proprio con il Gubbio Calcio per quanto concerne la gara di ieri, in cui i rossoblù di Torrente hanno espugnato per 2-1 il Martelli di Mantova grazie alla doppietta di Juanito Gomez, ma grazie a una prestazione di squadra davvero eccellente. E allora rivediamo quello che è successo ieri al Martelli nel servizio curato da Federico Minelli con le parole post gara di mister Torrente. Mantova Gubbio al Martelli per la giornata numero 17 del girone BDC, nonché ultima gara del 2020. Troise opta per il 3-4-1-2 con Gucciona a supporto di Cheddi Reganza, solito 4-3-1-2 per Torrente con Pasquato dietro a Gomez e De Silvestro. Partenza che sorride al Gubbio che dopo 9 minuti trova il vantaggio. Azione avvolgente da sinistra verso destra, Masa scarica per la corrente Muñoz che con un cross morbido trova Gomez a centro area che di testa la mette all'angolino per il vantaggio rossoblù. Terza realizzazione stagionale, peraltro tutti di testa per l'argentino, e l'11 di Torrente è avanti al primo affondo. La reazione dei padroni di casa arriva 3 minuti più tardi con Ganz che su corner di Guccione colpisce al volo mandando però la palla a lato. Al 17esimo Pasquato, lanciato in verticale da Ucadda, si invola verso l'area avversaria, sterza e dal limite calcia a giro con Tozzo che blocca la sfera. E il preludio al gol. Al 21esimo da corner di Pasquato impatta di testa ancora Juanito, il pallone colpisce Milille e resta lì con l'argentino che da 2 passi ribadisce in rete per il raddoppio del Gubbio, siglando così doppietta personale e quarto centro in campionato, il primo di piede. Sotto di 2 reti i virgiliani provano a reagire e l'occasione più ghiotta del primo tempo per il Mantova arriva al 27esimo con Guccione che dalla destra mette in mezzo trovando Ganz che di testa batte Zamarion ma non Malaccari che salva sulla linea. Al minuto 33 ci prova Guccione da punizione dal limite, palla sopra la barriera ma anche sopra la traversa. Al 38esimo ancora Guccione su cross di Silvestro cerca l'acrobazia non trovando però la porta. Si chiude con il Gubbio avanti 2-0 il primo tempo e la seconda frazione di gioco si apre con 3 cambi da parte di Troise che lascia negli spogliatoi Lucas, Ganz e Kedira, sostituendoli rispettivamente con Moreo, Vano e Saveliebs. Passano 38 secondi e il Mantova va a una gamba dal pareggio, rimessa lunga di Milillo che attraversa tutta l'area, sul secondo palo sbuca Silvestro che calcia botta sicura ma viene murato proprio dalla gamba di Muñoz. Al 50esimo il Gubbio che è ancora pericoloso, azione personale di Sain Masa che si decentra sulla sinistra e scaglia il mancino dai 25 metri con la sfera che va vicino all'incrocio dei pali a Tozzo battuto. Al 56esimo Moreo entra in ritardo su Malaccari, l'arbitro catanuoto di Reggio Calabria estrae il giallo per il giocatore del team mantovano. Al 67esimo Saveliebs riceve sulla finestra in aria, salta Formicone e mette dentro, Zamarion è superato ma Muñoz chiude, la palla arriva a Guccione su sponda di Vano ma il 10 del Mantova calcia alle stelle. Al minuto 73 Gerardi subentrata Gomez addomestica un gran pallone dal rilancio di Zamarion, spolvera in velocità Milillo e calcia di sinistro, pallone alto. Passano pochi secondi e Zanandrea in proiezione offensiva sfonda sulla sinistra lasciando sul posto De Silvestro e Muñoz e cross in aria dove Saveliebs di testa batte Zamarion che non riesce ad evitare il gol dell'1-2 che riapre così la partita. Il Mantova preme e sempre pochi secondi dopo Moreo riceve sulla tre quarti ed esplode il destro, colpo di reni provvidenziale di Zamarion in corner. Poi al minuto 83 Gerbaudo da sinistra mette in mezzo forte basso con intervento magistrale di Ferrini che anticipa Vano a 2 passi dalla linea. Al minuto 88 dopo un lancio lungo Vano conquista una seconda palla e in aria cade a terra dopo un veniale contatto con Sain Masa. Per l'arbitro è tutto regolare nonostante le tiepide proteste virgiliane. Un minuto dopo torre di Vano verso Moreo chiuso da Ferrini che subisce l'intervento in ritardo del numero 25 del Mantova, secondo giallo e conseguente espulsione per Moreo che lascia i suoi in 10 per le battute finali. Non accade altro neppure nei 5 di recupero. Il Gubbio si regala un sereno Natale chiudendo a quota 19 punti il suo 2020, staccando ulteriormente la zona playout. Ora irrompete le righe natalizio, poi la squadra si ritroverà al Barbetti in vista del 2021 che inizierà il 10 gennaio con la gara casalinga con l'Imolese. C'è stata una grande reazione da parte dei ragazzi dopo la sconfitta col Padova, grande prestazione soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo rischiato qualcosa ma siamo stati bravi a soffrire. Abbiamo avuto anche qualche opportunità nelle ripartenze per chiudere la partita, abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio, però sono soddisfatto perché è una vittoria veramente importante su un campo difficile come quello di Mantova, quindi complimenti ai ragazzi, abbiamo dato... Queste dunque le parole di mister
Torrente, dopo aver visto anche il servizio. In Serie D invece il Foligno trova il riscatto dopo la sconfitta di Gavorrano, batte 2-1 il Montevarchi con le reti una per tempo di Mancini e Zerbo, e questa è la risposta che mi aspettavo, dichiara mister Armillei. Ancora, tornando in Serie C, Grifo, regalo di Natale, il Perugia liquida il Ravenna con una tripletta di Minesso, e possiamo vedere proprio le immagini per quanto riguarda la gara di ieri del Curi, dei gol che hanno contraddistinto proprio la partita. Al 21esimo Juan sterza verso l'interno, cross Mancino al centro e Minesso schierato accanto a Melchiorri per una coppia d'attacco non inedita, si era già vista nel derby, ma Minesso, finché aveva avuto poco spazio, sblocca la partita con questo bel colpo di testa. Poi nella ripresa un gol quasi in fotocopia, cross di Favalli da sinistra, in questo caso ancora Minesso stacca centro area non marcato, palla all'incrocio, doppietta sempre di testa per il fantasista ex Bassano. Il Ravenna però la riapre, cross lungo di Martignago, Ferretti ex Gubbio al volo al centro, Franchini sempre al volo in fila Fulignati per il gol che riapre la partita al minuto 61, partita che però viene richiusa al 73esimo, qui gran merito del gol è di Elia, guardate cosa fa l'ex Juve Stabia, scardina i difensori avversari, palla al centro ancora Minesso, ancora di testa, firma il 3-1 e la tripletta personale, giornata da libro dei ricordi per il fantasista classe 1990 del Grifo, Grifo che così raggiunge quota 30 in graduatoria e torna a meno 3 dalla vetta occupata adesso, oltre che da Sudtirolo e Padova, anche dal Modena che nello scontro diretto ha battuto proprio i padovani, mentre il Sudtirolo ha perso a sua volta con la Triestina. Dunque il bomber, ovvero Minesso, grande protagonista del match, felice per i tre gol, merito di tutti, si legge sul QN inserto della Nazione, e anche le parole di mister Caserta, non era facile, ringrazio i ragazzi, ha detto il trainer. Le pagelle, Van Belegem non stona mai, Elia entra per il dono last minute, avete visto la giocata super per quanto riguarda il terzo gol. In Serie D sfida a reti bianche tra Tiferno e Cannara, finisce 0-0 con il Cannara che resta in vetta da solo un punto sopra proprio la compagine di Nofri, e per il Volley Sir arriva il terzo KO stagionale dopo un match a corrente alternata, finisce 3-2 per Civitanova nello scontro al vertice, la Sir ovviamente resta capolista, ne parleremo in maniera approfondita stasera nel nostro TG Sera. Mentre tornando al calcio Serie D, il Trestina rimedia una sconfitta 1-0 sul campo della Pianese, espulsi i due tecnici Pagliuca e Bonura. Andiamo allora al Corriere dell'Ubra, anche qui pagina sportiva, con il Grifo che si regala i tre punti sotto l'albero, dunque con la tripletta di Minesso, 8 vittorie del Perugia in questa prima parte di stagione, 30 punti dunque collezionati. Le pagelle, Juan energico, Favalli attacca, il nuovo bomber ovvero Minesso che prende 8 in serata di grazia. Caserta, riporteremo l'entusiasmo, il mercato dipenderà da chi andrà via, dichiara il tecnico del Grifo, bravi perché abbiamo saputo soffrire, peccato giocare senza i nostri tifosi, sottolinea. Intanto Mattia ha il vizietto di portarsi per una casa, tre reti tutti insieme, mi era già capitato, lavoreremo per recuperare i punti persi fin qui. Alla ripresa la truppa biancorossa affronterà il Matelica il prossimo 10 gennaio e poi 7 giorni dopo la Feralpi Salò. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 31 dicembre, mancano due gare per chiudere l'andata, ricorda proprio il Corriere. Sempre Perugia in primo piano, ma in questo caso Volley e Sir. La Sir si ferma davanti alla Lube, Perugia perde la prima gara in casa della stagione, Civitanova vince al tie-break, non bastano i 23 punti di Leoni, 15 a testa di Solé e Atanasievic, scintille fra Travizza e Leal. Per quanto riguarda proprio la Sir, ci siamo incastrati, dice proprio il centrale Solé, loro meglio di noi quando contava, sottolinea Ricci. Il Drago, la tensione normale anche se non c'è il pubblico, dichiara Travizza. De Cecco, un ritorno strano per il grande ex della partita. Motori, per quanto concerne il Beta Junior Entrofi con i giovani al campionato del mondo di Enduro, il team manager Mori si concretizza il progetto dedicato alle nuove leve, si legge. E poi Sakura Judo, fine anno con il botto, successo al trofeo nazionale online, in cerca di medaglie per il team di Ponte San Giovanni del maestro Sabatini. Ternana Calcio,
Fere imbattute, è un'impresa. Dal via a Natale, 12 vittorie, 4 pareggi, nessuno ha fatto meglio in Lega Pro. Dunque, e poi per quanto concerne Falletti, deve saltare la gara con il Monopoli per squalifica nel prossimo match delle Fere il 10 di gennaio, verso il recupero invece Mammarella, Contec e Frascatore. Dunque, per quanto riguarda la Ternana, e poi anche il Corriere dedica una pagina al Gubbio, lezione al Mantova. Gomez confeziona una doppietta, un bel regalo sotto l'albero per i tifosi rosso-blu che arrivano a quota 19 punti, tredicesima posizione in classifica il 10 gennaio, ma la cara compagni torneranno in campo in casa con Limolese, come abbiamo visto. E Torrente che dichiara questo gruppo cresce dalle pagine del Corriere, potevamo pure chiuderla, punti per lasciare i play-out e per il morale. Gian Marioli dice invece stacchiamo la spina, mercato, completiamo la rosa, sottolinea Torrente, Gomez la squadra ha più convinzione, dichiara ieri l'argentino che ha segnato due reti. Guanito, classe straordinaria, da 7 in pagella. Ucadda fa la voce grossa, 6,5 per l'italo marocchino. E poi in Serie D il Falco ha aperto le ali, vittoria per 2-1 con il Montevarchi, come abbiamo visto. La Pianese fa male al Trestina, espulsi Ramaccia e Bonura, sottolinea anche il Corriere. Mentre finisce 0-0 il derby di Natale tra Tiferno e Cannara, che chiudono così serenamente l'anno. Abbiamo giocato una porta sola, dichiara il DG della Tiferno Bianchi. Per Baldacci il pareggio è giusto, il presidente due palle gol anche per noi. Chiudiamo allora con il Messaggero, anche qui per quanto riguarda le notizie di carattere sportivo. Grifo, tre palle di Natale, la tripletta di Minesso, dunque anche se Fulignati salva più volte sul ritorno dei romagnoli, gruppo unito, una squadra vera, sottolinea proprio Minesso. Mentre a Gubbio con questo Gomez si va lontano, doppietta e Mantova KO, sottolinea anche il Messaggero. La Ternana invece da parte sua esulta, è campione d'inverno, si legge il Bari non passa Palermo e regala ai rossoverdi il primo titolo aritmetico che ha coronato una cavalcata trionfale con 11 vittorie consecutive e finora nessuna sconfitta, invicta in campionato infatti la formazione rossoverde, un obiettivo raggiunto che può dare l'ennesima carica alla squadra di Lucarelli. Pacchi dono per le famiglie, scendono in campo i tifosi rossoverdi, si sono schierati al fianco della società nel progetto di solidarietà Terni col cuore, si legge sempre sul Messaggero. E sul Messaggero riportata anche la Sir Perugia, KO ma Natale da campioni. Non bastano i 37 punti della coppia Tanasevic-Leon, ancora Perugia però resta prima a 7 punti di vantaggio sui Cucinieri. Foligno 3 punti di cinismo, Mancini e Zerbo regalano il 2-1 sul Montevarchi, Tiferno e Cannara 0-0, Trestina sconfitto e terzultimo. Per quanto riguarda dunque anche la pagina sportiva, chiudiamo allora con il meteo, dunque, per quanto concerne quello che viene appunto si prospetta in questo Natale, nuvolosità e ventilazione occidentale in aumento ma senza particolari precipitazioni nella giornata odierna. Invece ritroviamo nella giornata di Natale, dunque per domani, e nella prima parte di Santo Stefano con possibili nevicate anche in area collinare, dunque con temperature in decisa diminuzione. Dunque si prospettano giorni grigi, piovosi e freddi in Umbria, chissà che non cada anche qualche primo fiocco di neve proprio nel periodo natalizio. Siamo davvero in chiusura, vi ricordo la programmazione per i prossimi giorni. Stasera intanto torna l'appuntamento canonico con il TG Sera, dove approfondiremo varie tematiche dedicate proprio al Natale ma anche di carattere sportivo. Domani mattina invece speciale TG Mattino alle 7.30 con il meglio del 2020, in serata invece alle 19.30 un TG Cultura dedicato proprio al Natale, la sera di Natale. Il giorno di Santo Stefano il 26 la mattina sempre alle 7.30 altro speciale TG Mattina, in questo anno in cui, in questo caso in cui si ripercorrerà il 2020 sportivo. E in serata alle 19.30 invece il TG Economia a chiudere. Invece per quanto riguarda la giornata di domenica 27, l'appuntamento con il nostro TG7 in orario mattutino che ripercorrerà i servizi della settimana, e poi in serata TG Cultura alle 19.30, mentre l'appuntamento canonico, diciamo, con il TG Mattino torna lunedì 28. Questo per quanto concerne dunque anche la programmazione degli appuntamenti informativi dei prossimi giorni. Siamo davvero in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione e l'augurio è quello
di un felice Natale a tutti voi. Grazie mille.